A circa 10 anni dalla prima edizione del romanzo italiano più noto del dopoguerra, venduto in milioni di copie in tutto il mondo, Il giardino dei Finzi Contini finalmente arriva sullo schermo per la regia di Vittorio De Sica. Il giardino dei Finzi Contini mi interessò subito, oltre che per il contenuto umano e la tensione drammatica che lo attraversa in ogni pagina, per le decine di personaggi che vivono nel sottile e avvincente romanzo di Giorgio Bassani. Il romanzo racconta la storia di un gruppo di ragazzi alla vigilia delle persecuzioni razziali e durante l'ultima guerra. Nicole è l'enigmatica protagonista femminile, così ardente di vita, ma pure inconsciamente consapevole della sorte che l'aspetta. Ma sono io che non ti amo! L'amore è roba per gente decisa a sopraffarsi a vicenda. Ma noi così come siamo, simili in tutto come due gocce d'acqua, potremmo mai sopraffarci, io e te, noi due, sbranarci? Alberto, così inquietante e debole di fronte al destino che incombe su lui e sulla sua famiglia. Ma tu non esci mai da qui? No, io non esco mai. E poi, per andare dove? Se uno potesse scegliersi le facce che deve incontrare per la strada, allora sì. Malnate è invece un po' il simbolo della gioventù che non si piega. Ho idea che lei in fondo non sia mica tanto portata per gli uomini. Sì, è vero. Comunque per lei sicuramente no. Su, ti prego, no! Smettila, andiamo, può venire qualcuno, no! Giorgio, che in piena consapevolezza vive incerto tra la ribellione e la rassegnazione, la lenta agonia di un piccolo mondo scavato nella Ferrara degli anni 40. Ti passerà. È molto più presto di quanto tu non creda. Vedi, nella vita, se uno vuole capire, capire veramente come stanno le cose di questo mondo, deve morire almeno una volta. E allora, meglio morire da giovani, quando uno ha tanto tempo davanti a sé per tirarsi su e resuscitare. Capire da vecchi è molto più brutto, sai. Come si fa? Non c'è mica il tempo per ricominciare da zero. E la nostra generazione ne ha prese talmente tante di cantonate. Ma noi a questo punto, cosa dobbiamo augurarci? Fila, vattene! Vi cercano, vi pigliano, dove vi trovano? Fila, vattene, fila! Nel romanzo di Bassani e nel film, i personaggi rappresentano un intero mondo, popolato di esseri ora patetici, ora inquietanti, ma tutti profondamente nobili. Danek, Heblinka, Uwe Scharmacher.